Posso diciamo, cambiare le due espressioni usate da Polito, che però diciamo, secondo me sono speculari i due modi diciamo, di ragionare su questi temi. Noi per anni siamo andati avanti con una sorta di retorica europeista, in cui addirittura c'era una motivazione che ti dà l'idea diciamo, di come tu abdicavi, perché diciamo, ce lo chiede l'Europa, quindi noi lo facciamo anche se non siamo convinti perché ce lo chiede l'Europa. A questa cosa qui adesso noi specularmente stiamo applicando la cosiddetta retorica sovranista. Noi facciamo questo, alcuni discorsi fatti da Salvini sembra questo, perché lo mettiamo in quel posto all'Europa, che è però esattamente la stessa cosa, perché il punto essenziale qual è? Sono i risultati. Ti faccio questo discorso per dire una cosa. Prendiamo la vicenda del Trattato di Dublino. Sì. Noi siamo andati lì, il giorno dopo abbiamo detto in maniera entusiastica, abbiamo bloccato la modifica del Trattato di Dublino, perché non ci andava bene, ci siamo alleati con Orban e via dicendo. Poi se andiamo a vedere nelle cose, Orban vuole esattamente quello che poi crea dei problemi a noi, non lo cambia perché tutto rimane come prima e noi diventiamo, diciamo, un paese dove probabilmente ci portano la maggior parte degli immigrati. Allora il punto qual è? È che quando tu fai queste operazioni devi vedere il risultato e per ottenere un risultato, se non decidi di andartene dall'Europa, devi creare delle alleanze. Cioè, devi fare politica. Noi rischiamo invece in questo momento di fare tanta retorica che poi dal punto di vista poi dei risultati fra qualche tempo ci accorgeremo che non ne avremo. Mi segui? Non so se sono Sì, stato sì, sì, chiaro. sì. Quindi io dico, cerchiamo di usare su determinati temi maggior pragmatismo, fare meno proclami e probabilmente stare più ai fatti. Perché andiamo a vedere i risultati anche per quanto riguarda. Noi abbiamo bloccato le navi delle ONG e va bene. Detto questo, se andiamo a vedere i numeri delle persone che abbiamo accolto anche in queste 3 settimane, non sono piccoli, Sì. non siano tutt'altro che piccoli. Parli tu che Accolte sono sulle navi sulle navi militari, sulle militari. navi della Guardia Allora, Costiera, ecco, quindi. perché la lotta è all'ONG adesso. Sì, ma infatti ma la lotta non è. Io devo tentare di intervenire sul fenomeno. Allora, trovo intelligente quello fare, diciamo, i punti dove tu verifichi o meno, non in territorio Gli italiano, hotspot. però cioè, il resto mi sembra che ecco, diventa retorica. Poi rispetto anche alla cosa di Diamante, volevo fare un Sì, piccolo come se no. posso. Allora, noi con tutto il rispetto, cioè, nel senso, anzi, è una cosa interessante, prima il dibattito c'era tra Senaldi e Fo, Sì. perché ti dava l'idea di due anime del governo, cioè due persone che si ritrovano per maniere diverse e mativa in maniera diversa Insieme. su quel programma. Questo però ti dà da una parte la capacità di rappresentanza che ha questo governo, che è enorme, ma anche la contraddizione, perché in quel governo c'è una sorta di collage di tanti programmi che molto spesso non stanno insieme. Che cosa è determinata poi? Da che cosa è determinata l'azione del governo? Dalla priorità, cioè dalle scelte che tu fai di quel programma, dei diversi punti, che molto spesso sono contraddittori. Allora, il momento, qual è la differenza tra quello che fa Salvini e quello che fa Di Maio? Che Salvini impone le sue priorità, mentre io quelle dei 5 Stelle non le vedo. E c'è anche una ragione di fondo. Le priorità scelte da Salvini sono delle priorità che dal punto di vista dell'impatto economico intervengono di meno, sono più semplici da fare. Quelle che invece vorrebbe fare Di Maio intervengono su un problema centrale che ha questo governo e che si vedeva già dal contratto, che l'impatto economico è tale che diventano quasi irrealizzabili. Allora, secondo me, questo fenomeno che noi vediamo ora probabilmente si dispiegherà nei prossimi mesi e questo governo sarà sempre più verde e meno giallo, se vogliamo usare, diciamo, i colori delle due formazioni. E su questo uno dovrebbe riflettere anche rispetto alla luna di miele. Questa è una luna di miele che probabilmente continuerà per un periodo per Salvini, per i temi, per le priorità scelte e diminuirà sempre più, anzi, probabilmente già in contraddizione per i 5 Stelle.